Ciao a tutte, ciao a tutti. Vi do il benvenuto in questo speciale appuntamento all'insegna dell'extravaganza. Oggi parleremo di Birrantology Festival, un festival molto particolare, molto interessante, che probabilmente chi già segue la Val di Chiana già conosce. L'edizione di quest'anno, dopo 2 anni di pausa a causa della pandemia, si terrà dal 26 al 28 agosto a Scrofiano, piccolo borgo, frazione del comune di Sinalunga, nella Val di Chiana senese. E siamo qui con una serie di ospiti per raccontarvi tutte le novità di questa edizione. Oggi parleremo di 3 importanti novità. Innanzitutto, con i nostri primi ospiti, parleremo dell'edizione di quest'anno del festival e cercheremo di capire perché non siamo di fronte a una festa della birra come tanti, a un festival musicale generalista come tanti, ma siamo di fronte a un festival musicale molto particolare che ha tante cose da raccontare. Secondo argomento di cui parleremo è di una birra originale che è stata creata appositamente per il festival e che vi presenteremo oggi. E poi la terza importante novità è un libro dedicato proprio al Birrantology che abbiamo avuto l'onore di pubblicare insieme agli autori, ai responsabili, allo staff dell'organizzazione del festival e che vi presenteremo più tardi all'interno di questa diretta. Iniziamo subito parlando con i nostri primi ospiti di questa sera. Siamo qui con Elena e Armando, che rappresentano, diciamo, diverse generazioni di responsabili dello staff del Birrantology Festival, perché entrambi avete fatto parte, fate parte tuttora dello staff del festival, e insieme a voi cercheremo di capire un po' come si svolge l'edizione di quest'anno del festival e cerchiamo anche di ripercorrere un po' la storia recente. Iniziamo con Elena, che quindi vorrei chiederti innanzitutto come si svolge l'edizione di quest'anno del festival, cosa ci aspetta? Allora, quest'anno abbiamo creato 3 serate ben distinte musicalmente. La prima serata sarà incentrata sulla synthwave e sonorità comunque ti portano un po' in giro per lo spazio. La seconda serata sarà invece dedicata all'alternative metal, quindi sonorità più cupe e più dark, diciamo. E l'ultima serata, che per noi è sempre stato comunque un classico, la serata dedicata invece al rock and roll e quindi alla sottocultura underground. E quindi 3 serate ben distinte per tutti i gusti, diciamo. Per tutti i gusti, perché comunque siamo di fronte, come abbiamo detto, a un festival musicale Birrantology che in realtà è molto attento alle sottoculture, è molto attento ai generi di nicchia musicali, quindi magari non un festival generalista, ma che comunque sì, è interessato a particolari generi e sottogeneri musicali. Sì, cerchiamo sempre comunque di stare lontani dal mainstream o comunque dal genere musicale che va di moda, diciamo, nel momento, sempre per portare sempre novità e magari musica che uno nemmeno ha mai sentito, volendo, gruppi comunque che vengono anche dall'estero, non solo in Italia, che magari persone della nostra zona non vedrebbero mai. E essendo anche un festival comunque a ingresso gratuito, c'hai l'opportunità di trovare gruppi validi anche da tutta Europa. Ecco, quindi un festival a ingresso gratuito, che però non è soltanto un festival musicale, ovvero le persone che vengono lì assolutamente le 3 sere a Scrofiano, al parco comunale, possono anche trovare altre forme di intrattenimento, diciamo. Assolutamente, principalmente Birrantology, birra, quindi ci teniamo a valorizzare la birra artigianale del territorio. E poi al di là della birra ci sarà ovviamente lo stand gastronomico, street food, ci sarà anche uno stand dedicato ai vinili con Damiano Costantini, che poi anche il nostro, diciamo, magliettaro, come lo chiamiamo, che con Natti Print sempre abbiamo collaborato con lui per realizzare le nostre t-shirt. E il merchandising, esatto, come stanno, sì, il merchandising dove venderemo le nostre magliette e anche il libro, appunto, che dicevi prima. E ci sarà anche quest'anno una novità che non abbiamo mai avuto, è lo stand dei fumetti con Nuvole di China di Siena, che ci ha dato, insomma, diciamo, il suo negozio in conto vendita, e avremo selezioni di fumetti inerenti alle selezioni musicali che abbiamo scelto, quindi, diciamo, fumetti a tema. Perfetto, quindi un festival completamente a tema, diciamo, un esatto, concept festival, assolutamente sì, così, all'insegna dell'extravaganza. Un festival che ha una lunga storia comunque, anche se è abbastanza giovane, però ha già tante cose da raccontare, e chiederei a Armando, appunto, che
ricorda i primi anni del festival, un po' come si è avvicinato al festival, cosa ci puoi raccontare, qual è la storia, com'è nato, cosa ti ricordi? Ovviamente dal mio punto di vista. Allora, io fui contattato su una pagina Facebook dove nel 2011... Grazie. Nel 2011 fui contattato da questa ragazza che ora non fa più parte nemmeno dell'organizzazione, mi disse: guarda, se tu abiti a Firenze, noi qui in provincia di Siena stiamo organizziamo questo festival, mi sembra la seconda edizione, e avremo bisogno, stiamo cercando dei DJ e ci farebbe piacere se tu venissi appunto da noi a suonare, anche perché era interessata ai video di YouTube che pubblicavo io sulla pagina stessa. Io sono di Milano, abito a Firenze, ho vissuto un po' anche a Siena, ma abito a Firenze, insomma, e mi faceva un po', mi incuriosiva il fatto che questo genere, diciamo rockabilly, rock and roll, psychobilly, soprattutto in quel periodo, fosse comunque richiesto in un festival nel cuore della Toscana, in un borgo. Poi andai a cercare ovviamente su Google Maps, in un borgo medievale, quindi io dissi a questa ragazza, le dissi molto volentieri, mettimi in contatto con Giacomo poi, e quindi va bene, dagli il mio numero, io vengo, insomma ci si accordò per tutto. Quando arrivai a Scrofiano, praticamente fu come prendere un po' la macchina del tempo, no? Perché Scrofiano è un borgo medievale quasi intatto, diciamo che potrebbe essersi il tempo fermato a un secolo fa o anche qualcosina in più, e poi arrivai al parco comunale di Scrofiano, dove si tiene il festival, detto confidenzialmente Uccelliera, Uccelliera, se non male, Uccelliera, sì. E mi aspettavo una cosa fatta un po' alla buona, perché mi era stato un po' presentato così, ma in realtà invece mi trovai in un posto dove c'era la postazione del DJ che era perfetta. Tutti questi birrifici che esponevano i loro marchi, e un'organizzazione anche da parte dei ragazzi assolutamente di alto livello, quindi rimasi favorevolmente colpito. E mi rimase impresso molto anche la risposta del pubblico, che sì, magari è richiamato dal fatto della birra, però la risposta ai gruppi di nicchia della nicchia, anche di richiamo europeo, però all'interno di un paesino della Toscana, la risposta del pubblico fu molto positiva, molto positiva, e mi impressionò molto favorevolmente, tanto che poi con i ragazzi, con Giacomo, Willy, Luca, poi in seguito anche con Elena, siamo rimasti in contatto, e io sono in qualche modo diventato un po' una quinta colonna, una testa di ponte fiorentina a questo festival che si svolge qualche chilometro più in là, e quindi li ho molto volentieri aiutati anche a fare delle grafiche sia per le magliette che per i poster, e comunque ci sentiamo e ci vediamo il più possibile, anche non soltanto nella cortina. Comunque tu comunque una lunga esperienza come DJ a Milano, raccontavi, e quindi qual è la differenza che hai notato in un piccolo paese come Scrofiano? Comunque ci sarà tante differenze tra il pubblico milanese e quello della Val di Chiano? Sicuramente ci sono delle differenze, perché appunto un piccolo paese che poi in quel frangente ovviamente richiama tante persone anche da fuori, molti miei amici di Firenze negli anni sono venuti per me perché li avevo chiamati io, ma poi dopo in seguito si sono affezionati perché il posto vale veramente la pena. La differenza, mi chiedi, è ovviamente diciamo la parte scenografica, perché lavorare in un disco pub di Milano, per quanto grande, ha un suo, è comunque un posto chiuso, mentre invece lavorare in un parco immerso nel verde, dove quando tu guardi fuori, guardi un panorama, è tutta un'altra cosa. E anche la risposta, perché in un disco pub la gente viene praticamente solo per questo, mentre invece al Birrantology, diciamo che forse l'attrattiva vera è birra, questo il nome dice tutto, mentre poi invece anche la cornice dello spettacolo, cioè i concerti, le pin-up, le ragazze che fanno il burlesque e poi anche il DJ set, insomma, ha avuto una risposta che mi ha molto molto impressionato in,
in positivo. Infatti io aspetto sempre la fine di agosto per venire qua, che per me è una sorta di vacanza, perché mi sento come a casa. Anche un rito ormai. È un rito. Un rito che ora purtroppo è stato interrotto. Mi è mancato molto, sì, sì. Ricominciamo alla grande. Ecco, parlando un po' di quest'anno come si svolge, attualmente qual è il vostro ruolo all'interno dello staff del festival? Allora, per me personalmente sono responsabile ovviamente delle varie aree del mercatino, se vogliamo chiamarlo così, cioè merchandising per le magliette, fumetteria e vinili. Poi coprirò anche la parte, diciamo, dei social, quindi sarò tutto il tempo a fare storie e foto. Speranza influencer. Esatto, speranza influencer. Infatti mi hanno dato questa incombenza, quest'anno vedremo, perché di solito non vendevo solo le magliette, diciamo. E poi vabbè, ovviamente tutto il lavoro che c'è dietro durante l'anno, quello è ovvio, diciamo. Però durante il festival, ecco, queste saranno le mie, i miei incarichi. E ti volevo chiedere, tu quanti anni sono ormai che sei all'interno? Sette anni. Io ho conosciuto Giacomo e Luca. Sì, Giacomo e Luca in un pub tipo oltre la chiusura, ovviamente, eravamo ben oltre la chiusura, e ancora prima di dirmi i loro nomi iniziarono a parlarmi di questo festival, che, perché poi venne fuori che io comunque disegnavo, volevo iniziare, poi ora faccio di mestiere, quindi volevo iniziare il corso da tatuatore, quindi era già, diciamo, proprio nell'immaginario, no? Che mi confermi del psychobilly, pin-up, sì, tatuaggio, certo. Quindi perfetto. E loro mi dissero, bene, tu devi entrare a far parte del Birra Altavoce, sì, Festival. E da lì, perdutamente innamorata di questo format, anche perché era anche per me sconosciuto come genere musicale, proprio festival in generale, che ho abituata magari, ne so, visto alle fiere di paese, le sagre, per me mi si è aperto un mondo. Mm-hmm. E da lì, perdutamente innamorata, e da semplice volontaria, da qualche anno sono diventata vicepresidente dell'associazione. Quindi ora anche tu, ora, quando incontri le persone, prima di dire il tuo nome. Io sono vicepresidente, io organizzo il Birra Altavoce. Esatto. Hai 5 minuti per parlare. Sì, esatto. Vuoi venire al Birra Altavoce, chiedimi come la sfida di Herbalife. E tu invece, Armando, qual è il tuo ruolo? Quest'anno, nella fattispecie, per una serie di motivi, anche organizzativi, metterò in dischi soltanto la serata del 28 di agosto, che è la serata quella dedicata al rock and roll e alle culture underground. La serata Eger. Eger, sì, appunto. Dedicata al Dio. Mi dai il lancio per parlare un po' di questa novità che arriva in questa edizione. Sì, ovvero la divisione di... Le tre serate sono dedicate a tre diverse divinità con una loro specifica mitologia. Appunto. Esatto. Questa è tutta farina del sacco di Giacomo, che è un estremo... Esatto, dopo magari con il libro anche andrete più nel dettaglio. E lui è un appassionato di mitologia, che sia greca, norrena, egizia, qualsiasi cosa. E prendendo da spunto le sonorità musicali, quello che ti trasmette il genere musicale, gli ha affiancato perfettamente una divinità. E quindi, diciamo, noi il libro che abbiamo scritto, tra cui c'è anche l'intervista di Armando come artista, nella parte stomping, sempre nella parte rock and roll, psychobilly, e è diventata la nostra Bibbia, e quindi loro sono i nostri dei. Magari il prossimo anno ce ne saranno altri tre. Quindi ecco, è proprio bello a livello culturale il fatto di anche appassionarsi alla mitologia e unirla ai giorni nostri con un genere musicale totalmente attuale. Quindi è tutto collegato, quindi a livello culturale, con tutti, esatto, i vari riferimenti delle varie nicchie comunque di interessi che sono collegati. Esattamente. Ultima domanda, Armando, ti vorrei fare è... Partecipi tu alle decisioni musicali, dai dei consigli durante l'anno allo staff? Ti piace più un genere piuttosto che un altro? Allora, sicuramente partendo dalla fine, è ovvio che preferisco alcuni generi rispetto ad altri. Sì, mi è capitato negli anni, non quest'anno, mi è capitato negli anni di dare qualche suggerimento, soprattutto con Giacomo ne parlavamo, riguardo ai gruppi o riguardo anche ai DJ. Sì, abbiamo collaborato anche in questo senso qui. Devo dire che negli anni i gruppi che ho visto qui a Sinalunga hanno avuto alcune band hanno esordito in Italia proprio a Scrofiano. E ora si potrà dire sì,
sono gruppi magari di nicchia, però sono gruppi che in Germania, in Austria, in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, sono gruppi che hanno un richiamo, benché di nicchia, benché più piccolo rispetto al mainstream, hanno un richiamo che comunque è molto forte, perché la scena psychobilly, diciamo rock and roll, psychobilly è quello che unisce, è quel genere che unisce il punk con il rockabilly, da qui il nome, e hanno un richiamo molto forte, e avendoli fatti esordire qua, i ragazzi possono dire di avere un possono dire di aver fatto un buon lavoro, non lo so. Ora una fonte di orgoglio. Una fonte di orgoglio, ed è una fonte di orgoglio anche per chi abita da queste parti, di poter dire, ci sono tanti posti che sono stati messi sulla mappa proprio dal concerto, no? Per dire, Poviglio è conosciuta in tutto il mondo perché alcune band proprio di nicchia sono partite da lì e poi sono diventate grandi, magari nell'underground, però Poviglio è provincia di Reggio Emilia e la band nella fattispecie, e sono era un power, devo dirvi, devo nominare, per dire, per cui va bene, c'è una cosa veramente di cui possono andare orgogliosi, sono partiti da un semino e pian piano questa pianta si sta muovendo, anche perché il richiamo soprattutto di gente comincia a diventare numericamente sostanzioso. Sì. Sì, anche perché poi, cioè, il genere musicale o comunque la serata in sé può piacere o non piacere a seconda dei gusti musicali che giustamente ognuno di noi ha, ma noi puntiamo allo spettacolo, all'esperienza, cioè magari non ti piace quel genere musicale lì, ma quella serata te la devi ricordare, perché deve essere proprio comunque, esatto, deve essere extravaganza, cioè. Sì, perché deve essere proprio sì, un'esperienza. Esatto, perché poi magari c'è anche, siccome i concerti di solito sono due band con G7, apertura e chiusura, però c'è sempre anche lo spettacolo di burlesque che, con tutto che è un'attrattiva ovvia, quasi si può dire, però è sempre stato condotto in una maniera dalle ragazze scelte da loro molto brave, tutte sì, bravissime, spettacolari. Ecco, non sono delle scappate di casa che si ignudano, persone che ci mettono veramente le mani, e sono tutte, alcune hanno anche partecipato come host in alcuni programmi televisivi. Sì. Per cui insomma si parla di una cosa curata nel minimo dettaglio, e io che vengo da una città grande, che ho organizzato concerti anche di band insomma conosciute, posso dire che qui nel suo piccolo, in maniera quasi artigianale, la cosa si sta imponendo e si sta ingrandendo, cioè. Va bene, Elena Romando, allora ricordiamo che l'appuntamento è dal 26 al 28 agosto a Scrofiano. Ora facciamo una piccola pausa di 5 minuti e poi continuiamo a parlare sempre all'insegna dell'extravaganza, parliamo della birra e del libro. Quindi 5 minuti e poi ci rivediamo. Ciao!